Allora, buongiorno da Italia Azul 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre nel campo prova delle officine Kovaski. Montato un'antenna di polo di banda 40 e 20 metri e andiamo a provare questo giocattolino. Ma prima di iniziare un piccolissimo messaggio pubblicitario. La canna da pesca con il supporto e finalmente ho usato il dipolo del Victor Quebec Sierra. Alessandro, una bomba, veramente. L'ho messo un po' come sono riuscito, perché un pezzo va di qua sulle piante fino più o meno a quella pianta lì e l'altra parte va di là fino a quella pianta lì. Là addirittura pende il filo col sasso, non so se si vede. Allora, questo è lo Xiegu G106. Non è un prodotto nuovo, appena uscito dalla Xiegu, da circa un anno e qualche mese in commercio. Molto semplice e rivolto espressamente al QRP barrato P. Già dalla confezione si capisce. Allora, sul retro, spero si veda qualcosa, connettore antenna, punto di terra, presa per il tasto CW, COM e ACC per il controllo di un lineare di potenza e modi digitali, porta di alimentazione, tensione ammessa da 9 a 16. Parte superiore, banda, selezione di banda, premendo i due pulsanti contemporaneamente blocco la tastiera, premendone uno solo per più di 2 secondi, se non ricordo male, modifico lo step del cambio del VFO. Secondo tasto, modi di trasmissione, LSB, USB, digitali, CW, eccetera. Tenendolo premuto ho il preamplificatore. Tasto di accensione, dando un colpetto leggero una volta acceso, spengo lo schermo. 4 tasti di menu, sono anche troppi, e VFO e controllo volume. Controllo volume mi permette di selezionare altoparlante interno, altoparlante esterno sul microfono. Il microfono è un parlascolta. Il VFO, oltre che ovviamente fare la funzione del VFO, premendolo entro nel menu. Il menu è semplicissimo, ma è veramente semplice. Prendo il cavo di alimentazione. Praticamente sono 5 pagine di menu, 2 sono rivolte al CW, l'ultima è rivolta apertura di banda in ascolto, al di fuori delle bande radioamatoriali, il primo ha le funzioni grafiche, quindi ha pochissime funzioni impostabili. Potrebbe essere un problema, ma sicuramente nelle versioni di firmware successivo verranno implementate. Infatti questo monta un firmware abbastanza datato. Il problema rispetto agli altri apparati della Xiegu è che per fare l'aggiornamento del firmware è necessario utilizzare l'interfaccia per modi digitali e quindi non è proprio una cosa semplicissima. L'apparato ha una potenza di 5 watt, nelle versioni di firmware come quella che ho io non è selezionabile, quindi ho sempre la potenza 5 watt. Nelle successive è stato implementato con 1, 2,5 e 5.
la copertura di banda in trasmissione è dagli 80 ai 10 metri, compresa la banda dei 60 metri. In ascolto parte dai 550 kHz, ma è assolutamente sconsigliabile. Non è nata per non è un apparato radio nato per quella funzione lì. Colleghiamo il microfono, prendo il mio pacco pile, batterie lipo e direi di accenderlo. Allora, come detto prima, premendo il tasto qui del volume, passo dal microfono per l'ascolta all'altoparlante interno dell'apparato. Roger, ti ringrazio, Italia Zulu 2, Hotel X-Ray Vittoria. Qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP, QSL? Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP, se corretto ti do il benvenuto. Io sono Mauro, Vittorio Veneto, vicino Venezia. Siamo persone in compagnia di Italia Zulu 2, Hotel X-Ray Victor, a cui io ho risposto alla chiamata. Non so se lui ti sente, vediamo se voi ti sento un po' basso, sei nell'ordine del 5-5-5-6, ma ho la cuffia, quindi riesco a tirarti dentro. Prova a vedere se senti. Roger, ti ringrazio. Allora, per Italia Zulu 2, Hotel X-Ray Victor, qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QSL. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portable QRP. Italy Zulu 8, I believe. Victor Quebec Zulu portable QRP. You are 5 and 7, 57, over. Thank you, my friend. Please correct my call. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QSL. QSL, QSL, my friend, your report is 59 plus 10, 59 plus 10. Merry Christmas, Happy New Year, bye bye. Okay, buon Natale, thank you, 73, bye bye. È una prova velocissima. Va bene. L'unico difetto che ho trovato è quando si tiene il volume molto alto nel rilascio del PTT, no, adesso non lo fa, ogni tanto parte in aumento il volume, secondo me è un problema del firmware. Difetto per me più grave è che manca l'SWR, l'indicatore di SWR. In compenso direi che è un bel apparatino. Poi a volte va meglio, direi che va meglio con il parlo ascolto del microfono che con
l'altoparlante interno. Quindi 73, buon Natale, da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega. Ciao.